Ciao a tutti, grazie di essere intervenuti. Ho il fiatone perché non ho più 20 anni. Ne ho quanti Paul McCartney? 73. E ancora così. Devo dire grazie a questi ragazzi che io ho trovato, che adesso vi vado a presentare. Prima di questo però vi vorrei dire una cosa, che forse non tutti sanno. I tre quando approdarono in Italia, nel 66, la formazione era tutta inglese. Tra questi inglesi c'era un certo Richie Blackmore, dei Deep Purple. Lui se ne andò via, rimasero in tre. In tre qui in Italia non li voleva nessuno, perché allora si usava il quartetto. Si è unito con loro il grande Joe Vescovi, che qui vi chiederei un applauso per lui. Lui è ligure di Savona, quindi Joe Vescovi. Poi hanno avuto delle vicissitudini con il batterista, tra l'altro era molto bravo, andò poi a fare il tecnico con i Deep Purple e si chiamava lui, si chiama ancora perché è vivo, Ian Broad. I ragazzi hanno chiesto a me, io di Torino, gli ho detto: Pino, tu vuoi venire a suonare con noi? Perché Wagner non parlava bene l'italiano, con quell'accento inglesizzato. Ho accettato e con questo abbiamo fatto il nostro cammino. Abbiamo fatto il primo album, The Trip, abbiamo fatto il secondo album, Caronte, poi io mi sono fermato per 35 anni, il mio posto è stato preso da Furio Chirico. Ora io ho voluto ritornare sulla scena perché Joe Vescovi, 5 giorni prima di morire, una nota un po' molto triste, mi disse: Pino, tu sei Caronte sin nome, porta avanti la musica dei Trip. E io l'ho fatta, con chi? Con Paul Silver alle tastiere. Il grande Fabio Cremo, che è di Genova, al basso. Io ho sempre difficoltà a nominare il cognome di questo ragazzo. Lui si chiama Tony Scantamburgo. Ci mancava una voce. Qualcuno mi ha detto nell'orecchio: guarda che c'è un ragazzo di Firenze che è molto molto bravo a cantare, lo sentirete. Lui è Andrea Ranfa. Di questa serata la Black Widow ha fatto uscire un nostro live. Qui è un live originale al Piper di Roma il 28 gennaio del 72. Ci fu un festival dove ci sono stati i più grandi gruppi italiani, c'eravamo anche noi, e grazie alla Black Widow oggi l'uscita ufficiale di questo album è questo, quindi si chiama The Trip Live 72. Mi raccomando, là c'è un banchetto con dei dischi sopra. Vi ringrazio di nuovo, non mi voglio prolungare, andiamo a suonare con voi. Grazie.